un ringraziamento a tutti gli ursini che sono andati a votare. Io sarò, noi come squadra, come abbiamo detto in campagna elettorale, saremo il sindaco e la squadra di tutti gli ursini. Quindi tutti gli ursini avranno a disposizione un'amministrazione che lavorerà per la nostra città. Così Giuliano Boccanera, neoeletto sindaco di Norcia, commenta la vittoria nell'ultima tornata elettorale che lo ha visto a capo del progetto e della lista civica Norcia Unita. Il vice sindaco uscente, facente funzione di sindaco nell'ultimo anno, si è imposto con il 28,98% dei consensi, lasciandosi alle spalle Francesco Filippi di Ricostruiamo Norcia, che ha ottenuto il 27,03% dei voti, Nicola Lemanno di Rispetto per Norcia, che non è andato oltre il 23,60% dei consensi, e Cristina Sensi, che guidando la lista Libera Norcia ha ottenuto il 20,39% dei voti. Adesso l'attende un incarico impegnativo per il quale promette impegno e passione al servizio del bene comune. Adesso parte la fioritura, quindi le nostre forze sono dedicate alla fioritura di Castelluccio, che come sappiamo è un evento straordinario, speriamo che arrivi tantissima gente come normalmente viene, questo è importante per il rilancio della nostra economia, per il rilancio delle nostre attività commerciali, ma questo siamo pronti perché comunque già ci stavamo lavorando. Poi lavoreremo subito per l'estate in Nursina, che è un'estate importante, noi abbiamo tantissimi turisti, abbiamo tantissimi oriundi che tornano nel mese di agosto e noi dobbiamo accoglierli nella maniera migliore possibile. E poi la ricostruzione, iniziamo finalmente ad inaugurare le nostre proprietà, e quindi Porta Ascolana, Porta Romana, il Palazzo Comunale, il Teatro. Nel 2025 inaugureremo anche la Basilica di San Benedetto, che è un simbolo importante, ma non finisce qui, dobbiamo rilanciare l'economia dopo il terremoto, dopo la pandemia, il brand Norcia. Il brand Norcia è un brand straordinario, siamo conosciuti nel mondo per il tartufo, per la norcineria, e noi lavoreremo e lavoriamo perché questo brand possa arrivare in tutto il mondo. E poi San Benedetto, verrà inaugurato il nuovo monastero dei Benedettini, questa è una cosa bella e importante per i Benedettini e per la città.